Febbre Maneskin a Napoli, sold out per le due date al Palapartenope di Fuorigrotta. In più di 10.000, per la maggior parte giovanissimi, hanno assistito alle due date del Loud Kids Tour. Alcuni avevano acquistato il biglietto più di un anno fa. Lo spettacolo è stato posticipato, ma dopo una lunga attesa la band torna a casa. File lunghissime davanti ai cancelli fin dalle prime ore del mattino o addirittura dalla sera prima. Siamo qua da l'1:30, sì, stanotte, sì. Da dove venite? Da io Castellammare di Stabia, loro Napoli. È un'esperienza indescrivibile. Ma infatti, no? È difficile da descrivere. Cioè. Come voi... patrimonio musicale rappresenta le Maneskin, no? Lo dimostra il fatto che siamo qua. Per me loro sono una fonte di ispirazione, perché sono partiti da che cantavano per strada fino ad arrivare praticamente in tutto il mondo. Le 11 circa, li seguo dalla nascita, quindi... ho un legame abbastanza forte. Dalle 12 o 11, 11 e mezza, dai. Vieni da Napoli o... da Catania, Sicilia. Ed è emozionante da un lato, perché comunque si aspettava da tanto, visto che noi questi biglietti li abbiamo fatti 3 anni fa, quindi finalmente è una soddisfazione, perché è anche da 2 anni che aspetto questo concerto, che hanno rimandato, quindi una grande soddisfazione di vederli. Da quanto tempo sei qui? Da più o meno 3 ore. Il sogno di una vita. L'ho coronata finalmente, sono qui. Oggi, tra l'altro, facciamo 4 anni, mi ha regalato questo biglietto, sono contentissima. L'ho scoperto 2 ore fa che l'hai regalato. Esatto, qui, quindi... è una sorpresa, non lo so descrivere. Da quanto tempo state qui? Dalle 6 di ieri pomeriggio. Da un sacco di tempo che non si vedeva in Italia un rock così energico. Sì, così. Penso la stessissima cosa. Coralin racconta una storia particolare, io mi sento veramente rispecchiata. 20 anni, perché comunque si parla appunto dei 20 anni, come si vivono i 20 anni, questi periodi, insomma. Racchiude molto 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 la vita dei ragazzi di oggi.